Ciao, 10 aprile 2020, ore 14:47. Inizio questo nuovo canale dopo che questa mattina sul mio altro canale, Camper Jobs, mi hanno oscurato una live ancora prima di poterla pubblicare. Stiamo sentendo un sacco di cazzate sulla televisione, lette sui giornali, un sacco di cazzate. Ho visto un giornalista che ha sempre fatto trasmissioni di controinformazione, passare da un punto all'altro, da cambiare bandiera in un secondo, e questa cosa mi ha fatto schifo. Mi ha fatto schifo come può aver fatto schifo a voi, che magari lo seguite. Non farò il nome di questa persona perché non voglio fargli pubblicità, non mi interessa. In questo periodo, televisione, giornali, come ho appena detto, ci stanno confondendo. Ci stanno dando una sorta di informazione filtrata a confondere il nostro cervello. Questa cosa a molti sono sicuro che non fa piacere, perché il popolo italiano non è stupido. Nel nostro DNA ci sono stati grandi geni, vedi Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti. Poi la lista è lunga, eh. Siamo tutti italiani, lo sapete anche voi. Quindi l'esigenza di questo mio secondo canale, che diventerà il primo, è dovuta al fatto che ci stanno mettendo non solo la mascherina, ma anche il bavaglio. E il bavaglio agli italiani, come diceva un certo Benito Mussolini, mi sembra, gli italiani che secondo Benito Mussolini erano un popolo ingovernabile, a noi non ci sta bene. Loro possono dire cazzate su Twitter, politici, assessori, ministri, personaggi, ah, sono pieni di like. Mentre se noi facciamo un video con un po' di concetto, non viene calcolato. Per non parlare di tutto quello che gira intorno a internet, anche qualcuno potrà pensare che anche quello che sto dicendo io sono cazzate, certo. Guardati intorno e poi pensa. Il tipo ha detto cazzate, oppure forse ha ragione, oppure non lo so, farò la mia ricerca. Fai la tua ricerca. È giusto che tu la faccia. Per arrivare dove sono arrivato io, ci ho messo un po' di tempo, perché io le cose tante volte le capisco in più tempo, però quando le capisco poi le elaboro bene. Tutti remano dalla stessa parte. Remano per quello che ha la pistola più grossa. Remano per quello che ha il portafoglio più grosso. Tutti remano in quella direzione da sempre. E l'informazione alternativa, come può essere quella che già conoscete in rete, o magari anche questa, diventa scomoda. Ripeto, TV, giornali e internet stanno remando contro il popolo italiano. E non solo in Italia, in tutto il mondo, eh. C'è qualcosa di grosso sotto. Spero solo che questo video verrà caricato da YouTube, perché creerò in questo momento un nuovo canale. Ciao.